Un centro formativo e abilitativo per ragazzi con difficoltà scolastiche o di studio è stato avviato in corso Vittorio Emanuele 621 a Floridia. Vado? A posto. Si tratta di un campus ITARD attivo al centro pedagogico funzionale Victor. Personale preparato e professionale offre aiuto allo studio, laboratori per le difficoltà scolastiche ma anche campus di inglese e per le difficoltà matematiche. Oggi inauguriamo il centro Victor di Floridia, un centro legato ad una rete internazionale che è la rete ITARD, dove si seguono le pratiche del professore Crispiani. Questo è un centro pedagogico polifunzionale, ci occupiamo di varie cose come aiuto allo studio, laboratori montessoriani, valutazioni pedagogiche e poi il nostro fiore all'occhiello è la Champion Pressing, che è una pratica cognitiva di attivazione cognitiva messa a punto dal professore Crispiani e la dottoressa Eleonora Palmieri. Il nostro centro opera già a Floridia da qualche anno, ma adesso inauguriamo la nostra nuova sede e sede autonoma, perché prima eravamo all'interno dell'Istituto Quasimodo, che voglio ringraziare per averci ospitati fino ad oggi. Il centro si occupa anche di formazione docenti e difatti partiremo immediatamente, già dalla settimana prossima, con il corso CLID per gli insegnanti. È un corso di alta specializzazione dove vengono formati insegnanti e terapisti che poi possono lavorare nei centri ITARD di tutta Italia. Subito dopo, il prossimo appuntamento sarà a marzo con l'apertura del Master in Pedagogia Clinica, del Master in Pedagogia Giuridica e del nuovo Master in Pedagogia Scolastica. E altre iniziative saranno organizzate nei mesi a venire. Queste iniziative saranno completamente gratuite per i bambini residenti a Floridia e nel territorio circostante come Siracusa o Solarino.